Bene, carissime fratelli e sorelle, oggi un breve pensiero, ecco, sulla liturgia odierna. Oggi memoria di Sant'Ireneo, vescovo e martire. Ecco, Sant'Ireneo è un santo del secondo secolo, famoso per le sue cinque apologie. Apologie, ecco, significa a difesa della verità. Ecco, Sant'Ireneo, tutti ce lo ricordiamo per quella famosa frase che dice: l'uomo vivente è la gloria di Dio. Quindi più uomini viventi ci sono, più aumenta la gloria di Dio. Qualcuno un giorno mi disse: la gloria di Dio non aumenta. E poi mi sono ritrovato quando una volta passavamo da Roma nella casa dei Gesuiti, c'era una statua e c'è scritto Ad Majorem Dei Gloriam, ma io non capivo il latino. E gli ho detto al sacerdote che mi ospitava: scusi, che c'è scritto là? Ad Majorem Dei Gloriam. Sì, l'ho letto, ma che significa in italiano? Diceva: per la maggior gloria di Dio. Per la maggior gloria di Dio. Ah, allora si può aumentare la gloria di Dio. Quindi ognuno che si converte a Gesù, secondo la frase di Sant'Ireneo, l'uomo vivente è la gloria di Dio. Quindi più uomini passiamo dalla morte alla vita, più, ecco, la gloria di Dio aumenta, la gioia di Dio anche aumenta. Sant'Ireneo è anche famoso, ecco, nelle sue apologie Ad Diversus Heresis, contro le eresie, appunto, per una frase che noi all'inizio usavamo molto spesso e quando capita si usa, quella che abbiamo attaccata in cucina grande. Dove Sant'Ireneo dice: è con la Chiesa di Roma che tutte le altre chiese devono essere sottomesse a motivo della sua autorità di origine. Quindi io direi a tutte le confessioni cristiane che sono uscite dalla Chiesa universale, dalla Chiesa cattolica, questa frase di Sant'Ireneo, che Sant'Ireneo è per tutti. Bene, oggi nella liturgia la parola di Dio ci ricorda un po' la continuazione della messa di ieri, no? Quando Joachim, questo giovinetto di 18 anni, è stato messo, ecco, da parte perché fece ciò che era male agli occhi del Signore, e quindi Nabucodonosor gli salvò la vita perché lui venne incontro al re. Poi, alla fine del brano di ieri, c'era che Nabucodonosor fece re di Israele lo zio di Joachim, che si chiamava Mattania, che lo chiamò Sedecia. E oggi vediamo che Sedecia, cioè Nabucodonosor, lo sconfigge, lo cattura, ecco, fanno breccia, lo assediano e gli cavano gli occhi. Quindi in questo caso Sedecia non era stato né fedele a Dio e manco fedele a Nabucodonosor, perché erano stati sconfitti, perché erano stati infedeli a Dio. Ora sono stati anche ammazzati e assediati prima da Nabucodonosor. Quindi in questo caso che il Signore ci veramente purifica da tutta la infedeltà e ci chiama, ecco, ci invita attraverso le letture, attraverso la vita anche di Sant'Ireneo, a essere cattolici e anche fedeli con la vita, non solo a essere precisi con la parola, ma anche con la vita. E oggi Gesù nel Vangelo, a proposito di purificazione, ecco, più che della lebbra, ci chiama a essere purificati dal peccato. Quindi il lebroso, quando vede Gesù che scende dal monte, gli chiede la grazia di essere purificato. E Gesù gli dice: sì, lo voglio, lo tocco e guarì. E poi, intanto questo qua lo possiamo vedere come la confessione. Solo con la confessione o col battesimo che facciamo da piccoli, ma poi via via solo con la confessione possiamo essere purificati da tutti i peccati. È chiaro che noi dobbiamo dire, nel senso, quando ci confessiamo, ci dobbiamo testimoniare la bellezza della pulizia dell'anima, ma Gesù dice al lebroso di non dirlo. Perché? Perché lì era una lebbra, una purificazione dalla malattia, quindi era un miracolo. Allora Gesù lo dice per umiltà. Quindi quando il Signore opera qualche prodigio anche per mezzo nostro, per mezzo nostro, nel senso per mezzo delle parole di Gesù che noi diciamo, allora magari di non montarci la testa quando facciamo cose di buono, no? Perché le persone si vanno a confessare, di non montarci la testa. Se lo diciamo che quella persona si è andata a confessare, è per la gloria di Dio. Perché il nostro carisma è appunto di mandare le persone, andare per le strade, e quindi semplicità, povertà e professionalità, per mandare le anime, i sacramenti, specialmente al sacramento della Santa Confessione, che è la purificazione, e poi della Santa Comunione. E quindi Gesù dice di non dirlo, appunto per mantenersi, cioè per insegnarci a noi l'umiltà. Però, quando
Quando è una grazia di Dio la possiamo raccontare. L'importante è che il nostro cuore non lo fa per gloriarsi propriamente, ma per dare gloria a Dio e per invitare le persone alla pulizia dell'anima, che proprio quando uno è pulito, quando uno si fa la doccia sta meglio, specialmente con questo caldo. Immaginate uno che con questo caldo non si fa la doccia per una settimana, che succede? Ecco, allora ogni settimana bisognerebbe andarsi a confessare, come dice San Pietro di Pietrelcina, come dice San Francesco di Paola, come dice il Santo Cuore d'Ars. Come dicono tanti santi, ma dico anche uno se non si fosse confessato una volta alla settimana, almeno una volta al mese. Ma le scritture dicono che anche il giusto pecca 7 volte al giorno, ognuno con la propria coscienza. Ecco, ascolti il brano del Vangelo di oggi e posso dire a Gesù, e posso chiedere la grazia a Gesù, fammi la grazia di essere purificato, ma non solo, fammi la grazia della grazia preveniente, nel senso di non cadere, ecco, nella sporcizia del peccato, perché l'uomo col peccato, come abbiamo detto ieri, va verso la distruzione, e l'uomo col peccato è sporco e non sta bene, non è pulito, non è come vuole Dio. Che il Signore ci dia la grazia di essere, come diceva Sant'Ireneo, uomini viventi, così aumentiamo la gloria di Dio. E significa che se aumentiamo la gloria di Dio, sono più fratelli che si salvano, e quindi la gioia sarà maggiore, maggiore insieme alla gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.